Gentili colleghi, vediamo insieme un caso relativo a una displasia scheletrica che vuole mettere in risalto la enorme difficoltà che noi abbiamo nell'inquadrare e nel poter differenziare le varie patologie che possono rispondere a quadri ecografici analoghi. L'aspetto fondamentale che qui avete visto nelle primissime immagini è una riduzione importante dei tratti rizomelici, cioè dei due femori, e una alterazione della morfologia degli stessi, quella che viene definito un femore a cornetta di telefono. Analogamente, noterete la presenza di una riduzione biometrica, un'alterazione morfologica di entrambi i segmenti della gamba, tibia e fibula, ma l'aspetto importante da tenere presente è che la fibula è presente. Essendo presente la fibula, noi già possiamo dire che viene praticamente esclusa la sindrome femore-fibula, o anche la sindrome femore-fibula ulna, che rappresenta una variante della prima. Per cui si potrebbe ipotizzare la possibilità di una campomelica che, come vedremo alla fine, ci renderà la vita difficile nell'ambito proprio della diagnosi differenziale. Anche nella gamba destra sono presenti entrambi i segmenti, tibia e fibula. Anche qui la valutazione biometrica risulta analoga a quella del piede della gamba controlaterale. Avete visto per un attimo il profilo del feto, mentre qui vedete l'omero che è anch'esso corto, ma volevo richiamare la vostra attenzione proprio sulla faccia, perché sapete che esiste la sindrome